Consiglio provinciale oggi a Salerno con all'ordine del giorno una serie di argomenti importanti, soprattutto per quanto attiene la viabilità. Ne parliamo con il Presidente Michele Stranesi. Quali argomenti discutete oggi in Consiglio provinciale? Ma ci sono alcune interrogazioni, alcune mozioni presentate dai consiglieri su questioni di viabilità, di ambiente, di territorio. E poi oggi finalmente discutiamo di un debito fuori bilancio che riguarda la Pisciottascea, la famosa Pisciottana, che il riconoscimento di questo debito fuori bilancio riguardante la progettazione dell'opera ci consentirà di pubblicare la gara, in particolare consentirà alla Regione Campania di pubblicare la gara per circa 20 milioni di euro. E quindi abbiamo sbloccato un procedimento che era fermo da anni. Sì. Con gravi problemi per la viabilità in quell'area importante, soprattutto dal punto di vista turistico. Sì, assolutamente. Questo era un provvedimento molto atteso, ovviamente, dai sindaci di Pisciotta e di Ascea, dalle comunità. D'Angiolillo e Ettore Ligure, voglio ricordare. Sì. Ma voglio ricordare anche l'impegno in passato che c'è sempre stato dell'ex sindaco di Pisciotta, Cesare Festa. Sì, vabbè, diciamo che noi con questa amministrazione provinciale siamo finalmente, dopo un anno di istruttoria, di problematiche in merito appunto a questo procedimento, siamo riusciti a sbloccare questa situazione e grazie alla Regione Campania, del Governatore De Luca, sono stati finanziati 20 milioni di euro per appunto completare nei prossimi mesi, nei prossimi anni questa importante arteria. Ecco, con la legge del Rio, lo vogliamo ricordare, sostanzialmente le province sono scomparse, voi avete solo la gestione per quanto attiene le strade provinciali e le scuole. Com'è la condizione delle strade provinciali e delle scuole che voi gestite? Ma le province hanno ancora tante funzioni fondamentali, non solo le strade, le scuole, ma anche l'ambiente. Certo. Stiamo spendendo 90 milioni di euro per il risanamento dei corpi idrici superficiali e quindi per importanti interventi sulla depurazione delle acque di questo bellissimo mare del nostro Golfo di Salerno. Abbiamo competenza su beni culturali e patrimonio, nonché su urbanistica e pianificazione territoriale. Ma sulle strade stiamo facendo tantissimo, interventi disseminati su tutto il territorio, dalle grandi tematiche appunto come la Pisciottascea, come la Fondovalle Calore per dirne una, come la viabilità intorno all'aeroporto che stiamo completando, a tanti interventi di manutenzione per mettere in sicurezza tutte le strade provinciali che ricordo sono circa 3.000 chilometri di strade che noi abbiamo in gestione. Sono tante. Ecco, un'ultima domanda, virus permettendo, si tornerà alle urne per il rinnovo del Consiglio provinciale? Sì, è stato tutto rinviato però dopo le elezioni comunali, quindi se ne parlerà a fine anno per il rinnovo del Consiglio provinciale. Il nostro Consiglio scadeva il 3 febbraio, però la situazione che abbiamo in Italia relativamente al Covid, alla pandemia, non ci consente di votare e quindi con un provvedimento nazionale sono state spostate tutte le elezioni delle province e delle aree metropolitane che vedevano scadenza in questo periodo primaverile estivo. Se ne parlerà alla fine dell'anno. Grazie Presidente, buon lavoro.